Teatro Civico, Teatro Civico La Spezia, eccolo qui in tutto il suo splendore, perché questa sera è anche riportato qui in bacheca, c'è il nostro show. Lo spettacolo doveva effettuarsi il 10 aprile, vedete, 10 aprile, e invece su quel foglio c'è scritto che è rimandato ad oggi, 11 maggio, esattamente un mese dopo. Vi ricordate che ad aprile abbiamo dovuto spostare diverse date, Frosinone dove saremo domani, La Spezia dove dovevamo essere il 10, Pescara l'abbiamo già recuperata a causa positività al Covid di Umberto e Antonella, ma adesso stanno benissimo e quindi sta così bene, guardate. Umberto, non è che sia ancora positivo, beh? Ho fatto il tampone, sì, positivo. Che stai facendo? Solo, come un gabbiano solitario. E ho perso la compagna. Ah, beh, andiamo. Trovo un posto dove andare a mangiare, ragazzi. Anzi, dateci un consiglio. Stiamo cercando un posto. Spendere 5 euro a testa. Quello è il budget che abbiamo oggi. 5 euro a testa. Primo, secondo, antipasto e frutta dolce. Ah! Bella La Spezia, adesso facciamo un giro nel centro storico, andiamo a vedere. Guardate, temperatura fantastica, abbiamo fatto prima un giro sul porto turistico. C'è la nave più grande al mondo, attraccata qui alla Spezia in questi giorni. Le donne sono andate lì a comprarsi qualcosa di intimo, per essere più sexy. Io nel frattempo continuo la mia passeggiata, vedete? Siete mai state alla Spezia? Questa è Via del Prione. Dobbiamo trovare un posto dove mangiare, ragazzi, dove mangiare. Ho perso Umberto e Antonella, anzi Umberto sì, stava lì, Antonella non la trovo. Siamo io, Umberto, Antonella, Anna, Toni, Lello. E la cosa bella è che alle 15.30 faremo la visita all'Amerigo Vespucci, che sta qui. Non è possibile però pubblicare foto, pubblicare nulla. Poi se il comandante ci dà la possibilità, ma non peraltro anche perché per far vedere quanto è bella l'Amerigo Vespucci. E Antonella? Tonè, andiamo? Hai trovato il posto dove mangiare? Ci date un consiglio dove poter mangiare, amici? E vedete là, io non posso perché sto col telefonino impegnato, se no andavo con tutti i miei, le mie applicazioni, andavo a vedere. Vedete, si è fatti i capelli, Antonella, mamma mia, 10 euro ha speso. Trovate un posto con 6 euro mangiamo tutto. Buongiorno. Come va? Che sono queste cose straordinarie? Che opera d'arte. Fatto come? Col filo. Grandissimo. Complimenti. Allo? Abbiamo trovato il ristorante? Allora ricordiamo gli amici che ci seguono. Oggi alla Spezia, domani Frosinone, spargete la voce, una bella serata a Frosinone. Dopodomani invece saremo in piazza San Pancrazio Salentino con la band anche dal vivo, quindi in piazza, passiamo dal teatro alla piazza e poi ci sposteremo noi del Mudù a Sant'Agata di Puglia, continuiamo le riprese della nuova produzione del Mudù che stiamo effettuando. Come teatri diciamo al chiuso per questa stagione, ormai sono terminati anche perché iniziano tutte le serate in piazza. Le varie feste patronali, quindi c'è tutto questo
diciamo, questo percorso adesso con gli spettacoli all'aperto. Umberto, vuoi dire qualcosa agli amici che ci stanno seguendo adesso in diretta? Votate Uccide Santos, va bene così? No, candidato? Non ancora. Ah. Cos'è? È un mio sogno, cioè prima fino alla fine il sindaco di un paesino lo voglio fare. Sì, dai, sì. Attenzione. Io vengo a fare la segretaria. Tra 15 anni, tra 20 anni. Vedi come sono ottimista, che devo campare fino a 20 anni ancora. Beh, già voglio vedere 20 che anni. Sei un giovincello. Perché capito, prendi tutta l'esperienza che hai accumulato in questi anni, anche di organizzazione. La metto al servizio mio. A posto. Altruista come sempre, è giusto così. Belli questi occhiali, guardate, occhiali. Bellissimo. Occhiali da sole. Bellissimo. Facciamo vedere agli amici. Dai che ti faccio un regalo, Antonella. Senti, io vorrei un paio di occhiali. No, è tardi, andiamo. Dai, andiamo. Ma secondo me è meglio che mangiavamo lì, al pescatore sul porto. Questi sono i consigli di Lello. Io? Scusami. Centro storico, tanti ristorantini, dove sto? Più avanti stanno. Manteniamo la calma. Dice antica osteria. La prima cosa che faccio casa. Dice Carpedino. Antica osteria dell'uva, è tua. È mia. Ecco perché voleva venire qui. Anna, hai fatto le foto e video? Beh, muoviti. Stasera c'è luna piena, sta pure scritto. Penna, la casa della Penna. Ma tu sai che è morto Bic? Vero? Sì. Sì. Io sapevo che prima o poi ci lasciava le penne. Vabbè, quella blu a te, quella nera a me, va bene? No, io quella rossa voglio, vabbè, quella rossa. Ecco lì, guardate, là in fondo ci sono dei tavolini al sole. Amici, noi continuiamo la ricerca. La ricerca è... Volevo salutarvi con questa diretta. Seguite anche su Instagram tutto quello che succede, il nostro percorso, perché lì siamo più, diciamo... seguiamo quasi come se fosse in diretta il nostro percorso. Io odio pubblicare il giorno dopo, due giorni dopo. No, se faccio una foto che stiamo che sempre vicino al lungomare o stiamo in un ristorante, vuol dire che massimo una mezz'oretta prima eravamo lì. È bello anche per questo Instagram e le sue storie con i 15 secondi. L'appuntamento questa sera al Teatro Civico di La Spezia. Qui La Spezia, Teatro Civico, sono rimasti ancora pochi biglietti, un bel teatro, molto bello. E sempre dalle storie di Instagram potete vedere quanto è bello questo teatro, teatro civico di La Spezia. Domani Frosinone al Nestor e poi in piazza venerdì a San Pancrazio Salentino. Ciao amici, ciao, dalla Spezia è tutto. Guardiamola. Ciao, buona giornata.